Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un vlog velocissimo per chiarirvi giusto due cose. Come avete potuto notare, da qualche tempo ho passato le live solo sul canale Viola, ma da un paio di settimane non ne sto più facendo neppure lì. Vi dico la verità senza nascondermi, le live non sono più motivato a farle. Perché comunque il pubblico è molto molto inferiore a quello dei video, è sicuramente più impegnativa da vedere in un secondo tempo, richiede più preparazione, non la pianificazione che a me piace fare nei video, quindi per il momento le live io non le porterò. Il tutto è guidato anche da una appunto scarsa motivazione nel farle e non escludo di ricominciare quando questa tornerà. Mentre invece per quanto riguarda la parte YouTube, al momento ho già pianificato i video per settembre e fine agosto e ci saranno giochi sicuramente interessanti da vedere. Ma anche su questo frangente voglio essere onesto con voi. Ultimamente, e qui non voglio piangere miseria, insomma vi dico i dati, come sono i fatti. Ultimamente ci sono molti più problemi a chiedere agli sviluppatori se sono interessati a un video sul loro gioco. Vi spiego come funziona. Io non ho la possibilità economica di comprare tutto quello che porto e io spesso chiedo agli sviluppatori se mi date un codice io porto il gioco in video. Questo aiuta molto i giochi piccoli, mentre invece sui giochi grossi è già un po' più difficile. Ecco, ultimamente sta diventando molto più complicato ottenere i giochi, per dire. Sviluppatori come la Frontier, come la Paradox e tanti altri non mi stanno più filando minimamente, probabilmente perché le views non sono alle loro aspettative, insomma, e quindi non posso comprarli tutti, come ho già detto, quindi vedremo un attimino cosa fare, se diminuire il numero di video, insomma, così. Sicuramente questo non è una gran botta di ottimismo per me. E poi, se sarò costretto, comprerò qualche gioco finché posso, ma al momento, lo sapete anche voi, a livello economico nel mondo è abbastanza complessa la cosa, perché comunque i costi nella vita privata sono aumentati e il canale non è mai stato una fonte di reddito per me, seppur minima, però in questo momento credo nella vita di aver bisogno di un'entrata un po' più consistente per vivere il tutto un po' più tranquillamente. Quindi magari qualche secondo lavoro, insomma, o qualcosa in proprio di mio. Quindi il canale non è questo. E a fronte di queste preoccupazioni che la vita mi porta, mi ha fatto perdere un po' di motivazione nel portare avanti il canale. Basti vedere, ho chiesto Fartest Frontier allo sviluppatore, mi ha detto no, mi spiace, non abbiamo più codici. Ho chiesto Formula 1 22 Manager alla Frontier, con cui avevo già collaborato la Jurassic World Evolution 1 e 2 e mi hanno rifiutato. Mi guardo intorno e vedo colleghi su YouTube che hanno iniziato molto dopo di me e hanno 10 volte gli iscritti che ho io. Non lo so, la mia crescita è costante ma lentissima e quindi credo che non sia neanche un progetto più così vincente questo. Se non il lato positivo che mi ha fatto conoscere ottime persone con cui scrivo nei commenti, con cui scrivevo in chat, si facevano delle belle conversazioni in chat nelle live, quindi poi vabbè, parlo di Ibu, Darkness, Mikes e tanti altri che arrivano anche dal canale di Mirko, che tra l'altro saluto. E quindi è diciamo un Non ho molta motivazione nell'ultimo periodo, ecco questa è la verità, quindi in futuro non penso a breve di fare ancora live, spero mi torni la motivazione domani e spero di portare avanti anche la parte YouTube con altri video. Ovviamente vi ricordo, i video per settembre ci sono già praticamente quasi tutti, quindi arriverà sicuramente qualcosa in più ancora, però vi dico la verità, non è più così semplice come prima. Quindi in conclusione volevo un pochino chiarire il fatto del perché non sono più andato live e volevo appunto mettervi al corrente di questa mia demotivazione per quanto riguarda il canale, che sono sicuro
fatto scoprire a molti, moltissimi di voi dei giochi nuovi, ma che probabilmente per il suo format non ha questo grande, grandissimo successo. E l'ultima cosa che ha contribuito alla mia demotivazione in proposito è il fatto che costantemente ho pubblicato video dai vlog di 2-3 minuti a video più lunghi. Ricevo spesso nei commenti delle domande di gente che il video non l'ha neppure visto e alcune volte mi sento come un customer care perché non c'è un commento costruttivo sotto il video, ma c'è una richiesta. Come l'hai ottenuto? Dove l'hai preso? Come si fa questo? Come si fa quello? E spesso erano spiegati in video. Quindi mi sembrano quasi commenti di views a consumo, nel senso vengo lì perché me ne frega una mazza di te e voglio reperire informazioni, che è lo scopo del canale, è vero, però a me è sempre importata tanto anche la fidelizzazione. Non a caso ho conosciuto molti di voi e ci si scrive, mi ricordo insomma i nomi, mi ricordo quanto avete partecipato, insomma, quindi c'è gente che viene proprio per seguire quello che faccio, indipendentemente da cosa sia, ma la maggior parte no, e probabilmente anche qui ho sbagliato io. Spero in tempi migliori, sia a livello di vita, insomma, di prezzi della vita, costi della vita, sia dal punto di vista ludico, anche se ultimamente, come ho già detto, sta diventando parecchio difficile reperire i giochi. Insomma, vedremo quello che ci riserverà il futuro. Sicuramente per il 2022 continueremo con questo progetto, l'anno prossimo lo vedremo, però volevo assolutamente essere molto molto onesto con voi e dirvi la verità di quello che mi passa per la testa in questo momento. Un abbraccio a tutti, vi saluto e vi invito come sempre a lasciare un commento qua sotto. Alla prossima e ciao ciao!